No, non ci credo che ho sbagliato qua. Dov'è il paracadute? Non c'è più il paracadute del mo. Salve a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovissimo video. Oggi, come potete vedere, siamo su GTA San Andreas, ma questo oggi ha una grafica un pochino diversa da quello originale. Siamo nella versione remastered, che ha una grafica direi a dir poco assurda. Perché c'hai una torcia in mano? Che ti serve la torcia? Quando è che fa la luce da tutti i lati questa torcia? Ah, ok, vabbè, però dovresti prendere la bicicletta, dai, sbrighi. Come potete vedere, ha una grafica praticamente assurda. Io andrei innanzitutto ad esplorare i posti che preferisco di questo gioco. In effetti anche, vabbè, su GTA 5 ci sono. Ma io ho sempre preferito San Andreas perché è stato uno dei miei primi GTA. A parte Vice City e tanti altri giochi. Ma questo qua posso dire che sinceramente è uno dei tanti che mi è piaciuto, che ci sono cresciuto praticamente, vabbè, anche se non potevo giocarci in teoria, però ecco, ma i strappi alle regole si sono sempre fatti. Tanto prendere questa macchina per non accendere la torcia, la macchina ti serve, che cavolo fai? Guardate pure i riflessi come sono fatti bene in questa mod, diciamo, chiamiamola mod. La radio non mi serve, non la voglio. Hanno cambiato pure il sistema radio, tantissime altre cose. Penso che avranno modificato chissà quale altre cose, però direi di andare a vedere subito l'acqua perché è l'unica cosa spettacolare che ci dovrebbe essere pure. Andiamo ad avvicinarci dove c'è un pozzo d'acqua, no, vabbè, no, un pozzo, però un posto dove c'è. E innanzitutto dobbiamo fare attenzione a non farci colpire dal poliziotto, perché sennò poi sono cavoli miei. Che poi devo scappare, ma noi ogni volta. Guardate i riflessi, sono assurdi. Anche le texture che hanno maggiorato, hanno messo quelle nuove. Andare a vedere dov'è là, ma non mi ricordo dove. E sì che posso andare direttamente al porto, però voglio andare dove c'è un posto. Oh, attenzione. Sì, bravissimo. Non è che non si è fatta niente la macchina, è una cosa allucinante. Comunque sì, è bellissima sta grafica in questo gioco. No, ma no, io sto andando a casa, non devo andare a casa io. E non si utilizzano i trucchi in questo gioco, non si fa niente praticamente, no? Non ricordo alcuni trucchi, però solo quello della vita, quello di diventare stramuscoloso che già avevo usato. Ma nemmeno ti ho toccato come è fatto a cadere. E quella sarebbe l'acqua. Trasparente. È fatta benissimo l'acqua. Guardate, sembra quella di GTA 4 quasi. Fatta veramente bene. Devi salire. Non sale. Ah, vabbè, sì, da. La passerella per salire che sei in piscina. Ah no, dai. Dall'altro lato. Nuota. Gira. Bravissimo, bravo. Riprenditi la macchina. Comunque, il bagnetto te lo sei fatto. Hai visto com'era l'acqua. Sei contento? Bravo. Bravo. Fatta veramente, veramente bene. La strada sembra quella di GT5, però ok. Ma dico com'è la texture, non per altro. Io andrei a fare adesso un pochino di bordello. Innanzitutto prenderei mio caro tanto amico Jetpack, che hanno addirittura modificato nella mod e fatto veramente meglio della precedente. Comunque sì, andiamo a volare. Qua l'acqua trasparente là, vabbè, non è che sia fatta, non è che sia il massimo, però no, non è l'acqua, la pista di skate quella. Il mare è da quella parte, andiamo verso il mare, noi ci rivediamo appena lo raggiungiamo ovviamente. Direi di iniziare a scendere perché già siamo vicino alla spiaggia più o meno. No, no, nella diga, da qua devo prendere, bravissimo. Ci sono un incidente, quelli si uccidono, io non voglio essere un morto, non vorrei essere un morto prima del tempo. Ma l'acqua è fantastica, beh, sempre quella di prima, però siamo a mare solo, ma non si vede niente, nemmeno l'orizzonte. Sì che così corro pure più, diciamo corro, vado più veloce di uno che c'ha i pattini. Quello è un bestia, no. Ma non riesco a trovare la spiaggia quella giusta. Che sta facendo quello? Che ci fai con i pattini in spiaggia, come lo vuoi dire? O sei stupido, oppure ti sei fatto di qualche droga male però. Se vuoi una mano d'aiuto, non sono queste problemi. Guarda, guarda, poi ti posso dare pure l'illuminazione, guarda. Attacca con la torcia, ma che senso ha? Ma dai, sbrigati, cammina. Dai! Che sangue ha fatto bene? Pare che si sta mettendo a ballare questo qua. Dai, dai, che c'ho. Beh sì, non sono veri, però ci sono. Dai, no, però questo qua si è drogato male, dai. Ma no, che sei morto. Ah, mi pareva, perché su GT5 muoiono appena gli dai un pugno. Se vuoi essere salutato in un prossimo video, dai un pugno qui. Dai un pugno. Se vuoi essere salutato in un mio prossimo video, dai un pugno qua. Bravo.
La signorina vuole combattere. E io non ho più vita al momento. Dai, attaccalo con la torcia, sbrigati. Tam, tam, tam. Poverino. Dai. Addirittura hanno chiamato la polizia per aver utilizzato una torcia come arma. Tu cos'è che vuoi? Non guardare. Aiuta almeno. Rianimali. Ah, mentre dove... Ah, è una spada laser questa, com'è? Ah, sì, la spada laser è quella di Star Wars, sempre. Ma perché ti sei sotterrato? Me lo vuoi spiegare? Perché fai come gli struzzi che nascondono... Ma te, tu però non hai nascosto, ti sei nascosto proprio tutto e poi sei salito di nuovo. Quindi non va bene. La polizia mi cerca male, quindi devo andare a ricerca... Dov'è il mio jetpack? È finito il mio jetpack, l'hanno rubato. Non vedo nessuno in aria, però. Tanto in aria non mi troveranno né ora né mai. O mais. Io intanto vado a ripararmi qua sopra, così almeno non mi fanno niente. Tanto gli elicotteri con due stelle non dovrebbero arrivare in teoria. Tanto io faccio bene e mi riparo qua, sto bello, tranquillo e calmo calmo qui. Poi se loro vogliono dirmi qualcosa me la possono dire tranquillamente. Intanto direi di aspettare che la polizia non mi cerchi più e poi continuare. Perché è impossibile, dai, perché se mi devono cercare sempre ora o vado in un palazzo alto così non mi diranno veramente niente. Oppure andrò a fare qualcos'altro, quindi non lo so. Mi seguono, la cosa bella è questa, io devo andare là sopra allora. Mentre già su GT5 quando è che devi fuggire dalla polizia, ma se che ti nascondi in un'aiuola e già sei a posto praticamente. Scusa, qui non si vede niente. Però sanno dove sono. Devo riuscire a spostarmi là sopra invece. Fuga dalla polizia così a livelli estremi. Sul grattacieli me ne sto andando a finire. Non è normale direi. No, sa, devi là sopra, devi scendere. Che stai facendo qua? E ora puoi scendere. Oh, è un elicottero quello? No, non penso. Io ho visto tipo dei proiettili, però... Boh, sono io oppure... Dai, sale fino a lassù. Io sto facendo delle cose impossibili per scappare dalla polizia. Hollywood, ma non era Hollywood una volta? Da quando in qua c'è Hollywood su San Andreas? Avranno modificato il nome con la mod, sicuro. No, più che sicuro. Direi di andare là sto punto. Dai che ci posso arrivare, dai che ci arrivo. Dai, bravo. Chi si fa? Quanto qua? Scendi, sbrigati. Facciamo paracadutismo. No, posa. Posa, spegnila. Siete pronti per il brivido? Io? No. Quindi ragazzi, direi che per questo video è tutto. Vi raccomando di lasciare un like e un commento a questo video. E noi ci rivediamo alla prossima. No, non ci credo che ho sbagliato qua. Dov'è il paracadute? Non c'è più il paracadute, sono morto. No, alla fine devo aprire il paracadute, sono morto. E c'avevano due poliziotte che mi seguivano. No, impossibile. Mi chiamo TJ, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Han matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider Big Smoke hasta Sweet.